Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie di Controterzisti. Ebbene sì, l'avete già visto passare lì in mezzo alla staccionata che mi sta facendo l'ispezione Eccomi, peggio che eccomi, l'ASL, eccomi. c'è Alex Farmer. Buonasera, buongiorno, buonanotte quando guarderete questo video. Comunque, ciao a tutti. Ciao Perfetto, Giulianos. perfetto. Ma sta Appena S e mi finale. continua a prendere in giro per Aspetta che con un S nel nome. prendo la falce un attimo qua. E lui ha un cappellino della John Deere, ma dice di non essere John Deereista. Secondo me il John Deere paga per fare pubblicità sopra la sua testa. Ma Esatto. a parte questo, oggi siamo in una serie di Controterzisti. Non per star qua a chiacchierare con Alex, lì lo facciamo nel salotto. Invece, oggi siamo qua per lavorare, anche se Alex non ha molta voglia di fare. E così gli facciamo fare qualcosa, Dai, giusto? fammi fare, va. Allora, puoi scegliere tra fantastiche attività che mette a disposizione il territorio. Allora, abbiamo una fertilizzazione o una diserbatura, decidi tu. Direi una fertilizzazione. Ok, aspetta un attimo. E poi vuoi mi dividere anche i permessi, perché sennò. Ok, sì, fertilizzazione. Eh no, devi accedere a te alla farm, non ha password. Ho fatto l'accesso. Ok, quindi tu puoi salire su tutti i mezzi. Ah, ok. Però non mi hai dato direttore agricolo o qualcosa, niente, Ma non. cosa vuoi avere te? Ma dai, su, sali sul trattore che sei solo un semplice operaio. Via, via. Ma pensa a te, sti padroni qua. Come tratto gli Aspetta, che si aspetta un ospiti. giù. Ecco, Ok. allora, detto questo, ti dico i campi da fertilizzare. Trovi il fertilizzante Sì. allo shop, puoi scegliere. Allora, c'è l'1, il 18 e il 9. Prendi il 1, Valtra, 18 e 9. perfetto. Il cune è qua, segui. Ecco qua dietro. Qui. Io ti compro il coso, i Che bella sacconi. sta mappa. È molto molto carina. Allora, è molto simile proprio in stile un po' Sì, a certo. quella, come si chiama, Felsbrun. Yes. Però è più carina. Poi soprattutto sai Strutturata cos'è meglio. che gli dà carattere? Sono i cosi qua, i capannoni di Modding Weld, cioè sono un po' caratteristici, ecco, della zona. Detto Sì. questo, oggi andiamo a fare un lavoro un po' diverso, cioè un po' diverso, nuovo. Io cerco sempre di portarvi lavori nuovi, più nuovi possibili. Allora, andiamo a prendere ancora il nostro 6M, quindi sarà per la seconda volta in copertina, ma no, ci mettiamo Alex in copertina, Dai, 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 col cappellino della John Deere. così facciamo clickbait Vai, con vai. Alex Farm. Ecco, allora, prendiamo il nostro 6M e andiamo a irrorare. Ecco, nelle missioni il gioco chiama l'irrorazione alla fine il diserbo, ok? Allora, qua c'è la nostra officina. Non so se hai visto l'officina che deve stare metà fuori il trattore perché sennò non prende il trigger, Alex. No, non l'ho vista. È stato pagato dai modder per non dire difetti. Sinceramente l'officina non è neanche testata, vi dico la verità. L'aneddoto interessante, ragazzi, è che io ho detto: e beh, guarda, l'hai presentata sul tuo canale, la tua Eastern Off, ce l'avrai di sicuro. Arriva qua. No, non ce l'ho. Sì, no, perché. No, vabbè, spieghiamole ste cose, dai. No, vabbè, io presento una mappa, ma non è che poi mi tengo tutte le mod che presento, Ma sbagli, vedi? eh. No, vabbè, perché comunque ho varie cartelle. Poi io butto dentro le altre cartelle e poi mi dimentico di quello che ho. Ok, beh, bisogna fare pulizia su sti PC, sennò si E no, ma non scoppiano. posso tenere 10.000 mod che non E uso. poi con le registrazioni, ragazzi, voi non sapete in quanti dati si fanno. Però, vabbè, a parte questo, peso avanti 1010 kg, quindi 10 quintali. Stavo per dire un quintale, per dire una castroneria. 10 quintali. Intanto mi suona anche il telefono, ma noi teniamo tutto perché, dato che è un episodio con Alex Farmer. No, vabbè, Oh, sto scherzando. sembrava uno con la biciclettina che stava Sì, sì, passando. sì, sì, sì. Cosa, l'orologio, appunto, che mi arrivano le notifiche e ho messo il Ah, ok. suonettino del drin drin della bicicletta. Allora, Bellissimo. pneumatici stretti, ragazzi, perché andiamo a fare il diserbo con i pneumatici stretti. 6M, 150 cali che vanno bene per la Mega, almeno penso che non abbia troppi problemi. Lo configuriamo. Ovviamente l'abbiamo già acquistato queste gomme, le avevo già acquistate, e possiamo partire alla volta dello shop per comprare il diserbante. Allora, Io ho già fatto il carico sul mio Kun.
Ok. E adesso mi sto recando al campo 18 per iniziare appunto la Allora, fertilizzazione. tu devi capire che solitamente io qua su questa Sì. serie tendo a spiegare molti dettagli tecnici delle lavorazioni e tendo Ah, anche a fare, come si può dire, le cose in modo più realistico, quindi certo. carico con la forca per palle, ti sacconi per buttarli dentro così. Oggi non lo facciamo per il semplice motivo che voglio dare un po' più spazio alla chiacchiera, insomma, all'intrattenimento verbale, dato che abbiamo un ospite, possiamo parlarci se stiamo lì e carica qui, là, sposta. Oddio, Ciao, si è se buggato il pallet, è volato via. Oh, Alex, guarda, è là, è no. là. No, ragazzi, no. Meglio di no. Campo, che prima dobbiamo andare allo shop, quindi campo niente, andiamo allo shop e forse incrociamo anche Alex, forse. Vediamo. Non so se mi incroci, eh. No, penso proprio di no. Ok, ah, ma perché Quasi. tu vai su dall'altra parte, Sì, vado su dall'altro. eh? Ok, allora in questo momento di transizione verso lo shop, vi dico che vi lascio in alto a destra il nuovissimo tractor vlog di John Deere Reality, dove ho fatto appunto una manutenzione, ho sistemato una batteria e anche Alex se lo andrà a vedere. E niente. Assolutamente. Eh sì, ho appunto ragazzi, anche ho visto molti commenti che mi chiedevano: ma Giuliano, parlaci della tua azienda nella vita reale, così. Allora, in descrizione trovate appunto questo video, una volta aperto il video trovate il canale, il mio canale di agricoltura reale, e lì potrete sapere tutto quello che riguarda la mia azienda reale, appunto perché video per video ve la mostro. Allora, qua per ricaricare l'erbicida, vabbè, posso, andiamo, facciamo così, anche se non è molto realistico, questa cosa. Non so a te, Alex, questa Dimmi. cosa dei cassoni di erbicida mi piace un po' poco, perché ok, il saccone, che c'è il particle che viene giù sotto, lo carichi, lo butti dentro una tramoggia. Però sta roba dei cassoni che non c'è neanche un tubettino che No, non piacciono neanche a me e penso che forse ne abbiamo già parlato esce. Sì, tempo fa, no? sicuramente è saltata fuori una roba del Sì, genere. sì. No, beh, io ragazzi, io vorrei vedere qualche novità. Da quel punto di vista lì dei sacchi, però meno male che è uscita una bella Sì, mod, quella per anche col sollevatore, vero? eh? Esatto, Ecco, ragazzi, farming appunto, ormai abbiamo già capito che linea vuole tenere, il terreno dinamico, sì. sognatelo, ragazzi. Per me il gioco è anche abbastanza maturo, è molto divertente, molto semplice, un po' adatto a tutti, però mancano questi piccoli accorgimenti che rendono il tutto più bello, no? Insomma, tubettini di qua, di là, magari qualche cosa manuale che si può usare di più, vedremo per i prossimi farming. Ma non è questo il video adatto, parleremo con Alex Esatto. di Farming Simulator 2021, fra un anno. Tra un Allora, anno. Avevamo un irrorazione. argomento di cui parlare. Sì, me li sono segnato un po' di un argomento, Ah, anche beh, perché via. è stata una domanda sotto lo scorso video. Allora, parliamo Alex, oggi, stasera, Vediamo. del nuovo case magnum. È stata una domanda che mi è stata detto: cosa ne pensi? Bla bla bla, qui e là. Allora, io dico la mia, poi Alex dice la sua. Vi lascio una foto in sovraimpressione, che alla fine è una foto molto semplice. Una è un render, e invece l'altra è. Si vede metà del muso. Ecco, questo muso gigantesco, ma che mi dice poco. Mi dice poco perché sembra un Optum spalmato, ingigantito, Sì. e così, da quanto ho visto qualche insomma piccola news, piccolo rumor, ci saranno le motorizzazioni da 380 cavalli fino ai 500, ho sentito addirittura, quindi è proprio una gara a chi ce l'ha più Più grosso il motore. si può dire grosso, sì. Sì, si può dire grosso. Dai, potente, alto di cilindrata, più potente, il motore più potente, appunto. Adesso anche John Deere vuole fare l'8500R, loro vogliono arrivare con un case magnum 500, sicuramente. Insomma, è una gara a chi fa il trattore migliore. Purtroppo, come dell'8R, ma anche di questo magnum, abbiamo pochissimi elementi di giudizio perché non abbiamo neanche le caratteristiche non sul campo, addirittura non abbiamo neanche quelle su carta, non sappiamo cilindrata, non sappiamo cavalli Non si sa effettivi, nulla. dimensioni, non sappiamo nulla, quindi è molto prematuro a mio parere parlarne, però comunque ci sarà sempre occasione quando usciranno, penso che usciranno
tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Adesso io voglio sentire il parere di Alex su questo mezzo muso che si vede col telo rosso Il sopra alla parere, fine. guarda, la stessa cosa che hai detto tu, sembra davvero un optum allargato di muso. Sì. E poi non so, c'è questa griglia immensa sotto, boom, questi due occhioni messi lì, ma non lo so, boom. Sinceramente, guardando comunque le foto che mi è passato prima, non lo so, boh, è Alex strano. qua si sta guardando le foto, io stavo rischiando l'incidente perché a mia volta stavo guardando, sapete cosa ragazzi? Stavo guardando l'Instagram della Casey H sul telefono perché appunto volevo vedere appunto sì, c'è qualcosa di più su Instagram, c'è tutto un video che cerca appunto di nasconderlo, si vede un 340 AFS Connect Magnum, insomma staremo a vedere. È interessante perché è comunque una novità in campo agricolo, nel campo in cui ci piace, in cui giochiamo ai simulatori, quindi ragazzi staremo a vedere. Dopo, intanto dobbiamo iniziare le lavorazioni perché sennò qua parla e non si E non conclude facciamo niente. niente. Io sto lavorando, un campo me lo sono già fatto. Ah, hai già fatto un campo? Io pensavo Eh che stessi certo, lì sei a tu fare. che non stai facendo niente. Adesso mi inizio l'altro e via. Sapete ragazzi cosa vi dico? Allora, campo 8 che vedete così perché l'agricoltore non è stato in gamba e non ha seminato tutti i bordi, invece no ragazzi, è un piccolo bug della Multiple Missions, ma ce ne faremo una ragione, che oltretutto mi fa diserbare, se non sbaglio, il campo 8 con praticamente una coltivazione già a stadio, ragazzi, non sbagliato, sbagliatissimo. Devi sapere Alex che quando uno va a irrorare, a diserbare una coltivazione così, lo fa forse, in una soia con della sorghetta. Quindi, solitamente, Alex, la regola d'oro è che il prodotto deve arrivare sopra l'infestante, quindi deve essere sviluppata più della cosa, della stessa coltivazione. Quindi, con una soia così e delle erbettine, ragazzi, là sotto, ridicole, non lo so. Sì, si stanno incendiando perché è coso qua. Farming se le fa vedere incendiate. Però, boh. Boh, Che vabbè. poi diciamo questa cosa istantanea che te le brucia subito. Vabbè, allora, non si poteva fare altrimenti. Allora, io sto cercando, ho cercato di pensare a come si può dire, a un sistema che avrebbero potuto applicare. Però, ragazzi, già faccio fatica a vedere dove dovrò passare nella prossima passata. Ma guarda, io avrei fatto sinceramente anche lì una sorta di stadio di maturazione, però inverso. Nel senso, tu fai vedere la pianta che comunque piano piano va a morire. Io sai cosa avrei fatto invece? Avrei fatto qua sia una barra, se no prendiamo i cespugli, ragazzi. Allora, avrei fatto un bellissimo sistema di schiumogeni, tracciafile, ok? Tracciafile chimici. Le erbettine si disintegrano dopo 12 ore di gioco, ok? E pian pianino scompaiono i miei segnali schiumogeni, una specie di texture, insomma, che si deposita e va via dopo, non so, un'ora di gioco. Secondo me sarebbe stato figo, ragazzi. Senza proprio questa, non dico castroneria, però proprio una forzatura a vedere queste. Cioè, passi, ta, bruciato tutto istantaneamente. Ecco, poi ragazzi, per quanto riguarda la regolazione della barra, per chi fosse interessato, comunque come si usa nella vita reale, va tenuta non alta, va tenuta Passa. radente al coso. Alla coltivazione senza toccarla, senza far gocce anomale. Quindi così come la sto usando è ottima. Questa è una Hardy Mega, una botte portata che io nella realtà non posso sopportarla, veramente mi danno fastidio queste botti portate, a mio parere sono scomode da agganciare, vabbè che si sono evolute, però bah, veramente mettete sotto sforzo il trattore, non lo so, mi piacciono molto di più le botti portate, comunque hanno Meglio molta più portate, sì, capienza, tieni. hanno anche un costo diverso, ovviamente ragazzi. Ok, allora. Senti un attimo, ti faccio una domanda, ma quelle portate hanno comunque più capacità, diciamo, di area di lavoro rispetto a quelle. Allora, capisci Oppure che ci sono. avendo un'ottima struttura portante Certo. centrale,
hai possibilità di mettere più sistemi di bilanciamento della barra, perché praticamente lavora come un bilanciere, come una bilancia a due piatti, sì. Ok? E quindi hai la possibilità di andare con una barra di metratura più ampia. Allora, questa, anzi, cioè, questa è già esagerata, se non sbaglio fa 24 metri e per una portata è il massimo che si può ottenere, mm-hmm. Ma ovviamente anche nella realtà, ragazzi, vedete solo Amazone, Hardy, Vertu a fare queste cose, perché hanno materiali sofisticati, adatti all'utilizzo, tralicciature particolari. Dopo quelle trainate, volevo intendere anche prima, quelle appunto col suo asse sterzante, nel maggiore dei casi, possono portare barre fino a 36-40 metri. Cavolo. Okay? Per fino ad arrivare ai trampoli, che sono dei mostri. Sono dei mostri i trampoli, ragazzi. E niente, poi... così sfrutto anche l'occasione che c'è qua Alex per dirvi il futuro della serie, così magari sarà preparato per il futuro quando verrà a ritrovarci, perché sicuramente mi piace registrare i video con Alex, c'è sempre un buon ambiente, insomma tira una buona aria, si può dire, no? C'è sempre la chiacchierata, bella spiccia, cioè, noi ci divertiamo, ragazzi, per noi questo è un grandissimo divertimento, quando possiamo ci rincontriamo, giochiamo. Certo. È così, deve essere così il farming, ragazzi. Poi, se c'è qualcuno che vi spiega pure le cose tecniche, è ancora meglio, perché abbinate il gioco comunque alla realtà e imparate tantissime cose. Certo, e a tal proposito volevo dire che il futuro di questa azienda, una volta finiti i lavori, perché magari in futuro lo farò, però non vorrei portarvi sempre la stessa roba, assolutamente, sto cercando di diversificare il più possibile, perché appunto sto cercando di farvi vedere le varie lavorazioni. Nel prossimo episodio inizieremo i lavori di finagione, abbiamo 390.000 euro guadagnati a forza di lavori e missioni, e quindi, ragazzi, sicuramente faremo finagione, inizieremo con i nostri mezzi, penso di prendere dei medio grandi comunque, mm-hmm. Magari proprio la prossima volta che ci sarà Alex faremo un lavoro di finagione, quindi mi devo ricordare assolutamente. Allora qua guardiamo il progresso che mi dà il 99%, cosa manca in questo campo, 99%, ma ti rendi conto, 99%? Niente, comunque ho fatto il 18 e il 9, adesso ho iniziato l'1. Quindi diciamo che siamo messi operativi, bene, dai. Operativi siamo massimo. Troppo operativi, ragazzi, noi parliamo ma lavoriamo, eh. Sì, l'importante è quello. Allora, ragazzi, esce praticamente da 20 minuti questo episodio, adesso è già un quarto d'ora se non sbaglio, esce da 20 minuti, ma voglio portarvi una cosa un po' lunga ogni tanto, sfrutto qua che c'è l'occasione, appunto, che c'è Alex, insomma. Adesso sto cercando di recuperare questo 1% che io penso, mm-hmm, aver passato tutto, ma farming ci riserva sempre sorprese fantastiche. Quando e poi vai... l'1% non è niente. Quando vai con non è niente. Quando vai con l'erpice Alex, lasci indietro due macchinate da 6 metri, 12 metri di campo non fatto, 100%. Sì. Così? No. Ma cioè, anche io tipo adesso nel campo 9 ho lasciato qualcosa indietro, su, diciamo, sui bordi. Sì. Però non è che mi ha contato, manca. Ok, è finito, mancava l'angolino. L'1%, ma si può. Ragazzi, veramente, questo 6M una bellissima figura ci fa con queste gomme strette. Ovviamente non ho utilizzato la visuale interna, a parte per il viaggio, perché ragazzi, ma chi gestisce la visuale interna con una barra da 24 metri? Vabbè, vi sfido. Mai, impensabile. Allora, lo lasciamo qua in mezzo alla natura con la poccia dietro per fargli la screen dopo. E andiamo da Alex, che dovrebbe essere nel campo 1. Campo 1. Ok, te Alex in questo momento cosa stai portando sul tuo canale? Bah, io sul canale sto portando la mia serie, quella sulla Felsbrun Map, che sto registrando in single player e ogni tanto viene a darmi la mano qualcuno. Mm-hmm. Però diciamo principalmente sto registrando da solo. Ok, ed è una serie moddata, ho visto, cioè aggiungi le mod che è una servono. Serie molto moddata. Mm-hmm. No, ma è giusto perché... Però sto cercando comunque di... Ops, ho preso male le distanze. Oh, fail in diretta Alex Farmer. Ragazzi, non ho la GPS.
Beh, a proposito di GPS, dopo ne dobbiamo parlare, ma è uscita la ragazzi, è uscita la cosa, come si chiama? La guidance steering, una roba del genere. E l'ho provato, è una beta, ne era una beta, e c'è questo modder che, com'è che si chiama, non Upside Down, Whoopster, che la sta facendo, e boh ragazzi, non ha effettivamente senso, perché lui continua a buttare fuori beta su beta su beta su beta su beta. Io intanto sotto ho, per effetto proprio cinematografico, sotto un aspirapolvere, ma ci sta, tengo questo pezzo, non so se si sente. Alex? No, non si sente. Ok, allora, Whoopster, su questo sito di beta sta continuando a buttare fuori beta per far vedere i suoi progressi, però è ancora molto acerbo, molto buggata. Funziona, è molto più complicata nell'utilizzo della GPS, però sui server, il server esplode. Dai! Sì, tu attivi... Allora, tu è come avessi in mano il comandino della bomba a distanza, ok? Ok. Se tu premi il tastino per mettere giù il punto A, il server... No! Boom! Ok? Hai buttato il GPS in game. È una roba del genere, la bomba orologeria. Poi ti contattano quelli della Nitrado, quelli della Verigames, e ti dicono... Oh, ma che animo ti hai messo dentro? No, comunque ragazzi, adesso io l'avevo provato un paio di settimane fa, adesso avrà migliorato, però non l'ho ancora visto in forma ufficiale. Vabbè ragazzi... Adesso bisogna dire una cosa, Giants sta un po' ostacolando sta storia del modder in questo FS19, ma questo è un capitolo a parte e non voglio stare qua a fare discussione. Ma intanto, insomma, intanto è inutile stare a fare queste discussioni qua, perché sono discussioni che facciamo da una vita, da quando è uscito a farmi. Perfetto, allora noi siamo arrivati ai nostri 20 minuti, penso addirittura abbondanti, non lo so, vabbè, non me ne frega niente, l'ho fatto lungo, guardatelo in più pezzi, quei popcorn, non lo so, seguite anche il canale di Alex Farmer, mi raccomando lasciate like per questo video, che ragazzi, Alex, ve lo invito, faccio forza di invitarvelo, commenti soprattutto, che poi ve lo venire a leggere e a rispondere anch'io, no? Ecco. Ovviamente vi ricordo ancora di passare dal mio canale di Agricoltura Reale, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi faccio salutare da Alex Farmer. Ciao ragazzi, alla prossima. Vi saluto anch'io, vi mando un caro saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.